bentornati in questo albeggiante video tutorial. Qui parla Simone Bonomi e bentornati nella taverna di accordi e spartiti. E sì, con questo video tutorial di chitarra proverò a spiegarti Alba Chiara del mitico Vasco. Penso non serva aggiungere altro. Come funziona questo video però? Perché ci sono un paio di chicche. Ti spiegherò la parte iniziale, l'arpeggio, ti spiegherò l'accompagnamento con la chitarra acustica, ti spiegherò una parte dell'assolo di chitarra e ti spiegherò anche come improvvisare un pochino sul giro di Alba Chiara. Quindi partiamo subito con l'introduzione, ti dico già subito che io la farò con le dita e poi utilizzerò il plettro, quindi io il plettro lo tengo nascosto qua, che mi è comodo, riesco a fare una parte fingerstyle e riesco anche poi all'occorrenza ad accompagnare, quindi mi viene comodo e facile, però puoi fare anche la parte iniziale, questa che ti spiegherò ora, con il plettro cambia poco. Siamo in tonalità di Do maggiore, parto con un bel accordo di Fa, suonato con il pollice sulla sesta corda e la triade sulla quarta, la terza e la seconda, canta però un Re, quindi sarebbe un accordo di Fa con la sesta, quindi Re, Do, alzo l'indice e canta il Si. Passaggio melodico La, Si, Do, Re, accordo di Do con il Mi al canto e canta poi il Sol sulla terza corda. Passiamo poi all'accordo di Re maggiore che prendo in questa posizione, quindi ho un minimo di allungamento, ma solo per un attimo perché poi il basso di Re lo sposto sulla quarta corda. Quindi questa melodia sull'accordo di Re sarebbe La, Si, Do e Re. Accordo di Sol con il Si al canto, Do, accordo di Sol con il Re al canto e accordo di Sol con il Mi al canto, quindi sarebbe un Sol tredicesima. Ci aggiungo anche un Do in controcanto per poi partire effettivamente con l'accordo di Do e quindi con la prima strofa. E allora vai con la tablatura e la suoniamo lentamente. Chiaramente non è una regola, però dicevo, non è una regola, non sono multitasking, non è una regola, ma questo è il pensiero, il mio pensiero per quanto riguarda l'arpeggio. Puoi un filino modificarlo, l'importante è che la melodia rimanga la stessa su questi accordi che ti ho appena detto. Vedi che si può fare anche con il plettro, ma cambia un pochino da persona a persona in base a quello che preferisci, le dita, il plettro, va bene uguale. E parti o con il plettro oppure con le dita in base a ciò che preferirai anche per quanto riguarda la strofa. Per quanto riguarda la prima strofa io utilizzerò sempre le dita, accordi Do maggiore, Sol con il basso di Si e però canta il Re, quindi sulla seconda corda, non mettiamo la prima corda che non è bello, La minore settima, Sol maggiore, di passaggio Fa diesis, quindi Do basso Mi, Re minore settima e Sol maggiore con questa melodia, quindi Si Do Re e riparto Do, Sol basso Si, La minore settima. In realtà l'accordo di prima non era un Sol, era un Do con il basso di Sol. Primo giro però fa proprio una triade, un bicordo di Sol, quindi poi diventa un accordo che sarà sempre lo stesso, è Do, basso Sol,
Fa maggiore, Do basso Mi, Re settima, quindi anziché Re minore settima, Re settima, anche questo da ora in poi sarà sempre Re settima, e Sol, e poi inizio con la ritmica che vediamo fra poco. Respiri piano per non far rumore, t'addormenti di sera, ti risvegli col sole, sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria, diventi rossa se qualcuno, magari qua inizio un lento e lento arpeggio, che ora ti spiego, nei tuoi problemi, nei tuoi pensieri, e poi parto con la ritmica, quindi vediamo questo secondo arpeggino con le dita. Suono l'accordo all'unisono con la nota fondamentale, che può essere sulla quinta o sulla sesta corda, e il dito indice medio sulla terza e sulla seconda corda insieme. Mi sposto con il basso sulla corda sotto, accordo con le due dita al canto e ritorno al basso sulla nota fondamentale, più lento. Il pattern con tutti gli accordi, chiaramente poi dipenderà un po' dall'accordo, ad esempio sulla sesta corda il basso non è sulla corda sotto ma fa un salto dalla sesta alla quarta, ma cambia poco. E Re e accordo di Sol. Per poi partire con il plettro, gli accordi rimangono sempre gli stessi, quindi quelli del secondo giro della prima strofa, Do, Sol con il basso di Si, La minore settima con il basso di Sol, Fa maggiore, Do con il basso di Mi, Re settima, o volendo puoi prendere anche questo bel accordo di Re con l'aggiunta della quarta e della nona, che va bene, piace, uguale, la quarta che è Sol, la nona che è Mi, e di nuovo Sol maggiore, giocando, perché no, con un Sol quarta per creare un po' di movimento. La ritmica è una ritmica che simula un pochino un effetto batteria, quindi pum pum cia e pum pum cia. Come faccio a simulare questo effetto batteria? Dividendo le voci basse dell'accordo dalle voci alte, quindi sostanzialmente divido la chitarra in basso e alto e cerco di dare un'idea di questo tipo, tutte con le pennate in giù, quindi 1 2 3 4 1 2 3 4, ancora più lento perché poi gli accordi non durano 4 tempi, ma durano 2 tempi ciascuno, quindi 2, 3, 4. Sarà molto importante che tu riesca a ottenere proprio questo effetto qua, sennò la ritmica diventa noiosa, monotona e anche poco piacevole da ascoltare. Nei tuoi pensieri non vedi mai niente che possa attirare attenzione particolare, solo per farti guardare. A questo punto c'è uno strumentale, vedi come fa tra l'altro effetto tirare fuori il plettro così all'improvviso. Dicevo, c'è uno strumentale in cui a me piace cambiare la ritmica, è una ritmica però un po' più difficilina, quindi se magari hai iniziato a suonare da poco, continua dritto con questa che va benissimo. Da questo strumentale in poi io sostituisco l'accordo di Do basso Mi e lo sostituisco con un accordo di Do basso Sol, perché è un po' più pieno e suona meglio rispetto al Do basso Mi. E basta, altro da aggiungere non ne ho, se non che alla fine c'è quel passaggio strariconoscibile che fa così, con i power chord di Re, Do diesis, Do e Si, Sol,
fa diesis e fa. È un obbligato sostanzialmente ed è bello che sia tutto all'ingiù, molto ignorante, passatemi il termine. E rock. La ritmica numero 2 è accentata sul primo quarto puntato e ultimo quarto. Cosa vuol dire? Vuol dire questa roba qua. Pa, 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 pa. Così non mi sa di aggressiva di rock, quindi io faccio A, le penate tutte all'ingiù, che ci sta, ma se la vuoi ancora più ritmata, e io te la consiglio, ci aggiungo tutti i sedicesimi e viene una cosa di questo tipo. Chiaramente non è minimamente a velocità, quindi piano piano. Portala su di velocità. Mi servirebbe un pochino a colmare quel che non posso fare con la ritmica. Solo per farti guardare. Riprendo forse con il ritornello. Mi ripeto, è una ritmica difficile che può piacerti, può non piacerti, la puoi ritenere anche fuori contesto semplicemente e ok, ci sta, se non ti piace, magari per variare questa ritmica puoi pensare di farla tutte con le pennate all'ingiù e sempre questi accenti che va bene uguale. E ritmica numero 1. La conosciamo tutti, che brano incredibile. Sostanzialmente poi utilizza queste ritmiche, queste forme di accordi che ti ho fornito per giocare un po' con le dinamiche, ma il giro poi del brano rimane sempre lo stesso. Ci rimane una piccola parte di stacchi dove, a parte il primo accordo di Do, tutti gli altri sono sul levare dell'ultimo sedicesimo. Vuol dire che suonerò accordo di Do, poi mi aiuto a tenere il tempo io con questo ciak e suono con una pennata all'insù proprio sull'ultimo sedicesimo della battuta l'accordo della battuta successiva, quindi Do, 2, 3 e 4 e 1, 2, 3 e 4 e 1, 2, 3 e 4 e 1, 2, è divertente. E aggiungo un passaggio molto veloce per collegare l'accordo di Do all'accordo di Re quarta ad 9, quello che abbiamo detto prima, cromatico, quindi mi sposto proprio su così e l'accordo di Sol lo appoggio con molta morbidezza. E quando guardi con quegli occhi grandi, forse un po' troppo sinceri, sinceri, si vede quello che pensi, quello che sogni. Piano piano, molto lentamente, appoggiando l'accordo, una mano ti sfiori. Ritmica numero 1. Tutto il mondo fuori. Yes. Andiamo a vedere quindi l'assolo. Dal punto di vista degli accordi non cambia assolutamente niente. Cambio chitarra e via. Opla. Abracadabra, per quanto riguarda la parte dell'assolo, o meglio dell'assolo dell'improvvisazione, come ti dicevo
Ad inizio video io utilizzo un JCM 800 semplice con dentro la chitarra e un pochino di delay per creare, se non altro, il panorama dell'assolo, il panorama stereofonico ovviamente dell'assolo. Pick up al centro, quindi sia humbucker che singolo al ponticello, e partiamo. Ti spiegherò i primi due giri dell'assolo e mi fermerò lì. Non ha troppo senso, a mio avviso, andare a farsi l'assolo esattamente uguale come è stato fatto da Maurizio Solieri. C'è già lui, quindi magari tiriamo fuori qualche idea da quell'assolo, dal suo modo di interpretare l'assolo, e ti do qualche dritta per improvvisare sulla base di Alba Chiara. Siamo sulla pentatonica di Do maggiore 6-4, quindi questa pentatonica, e partiamo dal Do maggiore sulla terza corda, quindi scala Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, con un bel vibrato, Fa, Mi, Fa, Mi, Re, Mi e bending a Mi, mollo e riposo sul Re, dopodiché arpeggio di Fa maggiore, mi sposto e arrivo al Fa e chiudo con l'arpeggio di Do maggiore, quindi Fa, Do, arpeggio di Re maggiore e scala di Do a partire dal Re e chiudo sul Do maggiore. Poi riprendo sempre sulla mia bella pentatonica nostra frasettina iniziale, e mi sposto l'ottava alta, bending da Fa a Sol, Mi, Do, Sol, e chiudo sull'arpeggio di Do. Mi sposto avanti sull'accordo di Re maggiore, Re. Sembra quasi una frasettina country, con questo bel tremolino finale, bending da La a Si e arpeggio di Do maggiore finale. Continuiamo questo solo ragionando, visto che terminiamo qua all'altezza del decimo tasto con l'ultima frase dell'assolo, che pentatonica ho qua? Ho una pentatonica di Do che chiamo 4-2, cioè parto con il dito 2 sulla quarta corda e mi costruisco una sorta di improvvisazione studiata, cioè improvvisazione nel senso che improvviserò, ma ho delle idee ben chiare su dove andare e all'incirca che note prendere. Quindi partiamo da qua, frasettina su questa pentatonica, e magari mi riposo sulla nota La quando ho l'accordo di Fa, sulla nota Sol quando ho l'accordo di Do basso Mi, sulla nota Fa diesis sull'accordo di Re maggiore, perché la nota Fa diesis non è nella tonalità di Do maggiore, la devo aggiungere, e quando c'è proprio l'accordo di Re maggiore suona molto molto bene, quindi suoniamola, magari arpeggino sull'accordo di Re maggiore e poi ritorno sulla mia scala di Do, faccio una frasettina magari un po' che mi permetta di farla su più accordi e quindi di occupare un po' del tempo. E visto che siamo qua, mi sposto sull'accordo di Re maggiore, riprendermi del Fa diesis e faccio una discesa di seste, insomma armonizzo la scala di Do su due corde. Ti voglio dare però ancora qualche consiglio prima di lasciarti a questa improvvisazione. Se non hai mai improvvisato, come, da dove parto? Consiglio numero 1, prendi un foglio, una matita e scrivi
la melodia, una melodia che ti piace, che ti viene in mente, rispettando però ogni nota dell'accordo. Esempio, partiamo dalla nota Do, la nota successiva sarà un Re vicino, le melodie ovviamente si fanno vicine, non si fanno a salti così, è brutto, quindi parto dalla nota Do, la nota successiva sarà ad esempio un Re, che fa parte dell'accordo di Sol basso Si, la nota successiva sarà un Mi, che fa parte dell'accordo di La minore, e magari ritorno sul Do, quindi melodia Fra Martino. Nota La per quanto riguarda l'accordo di Fa, nota Sol, nota Fa diesis per l'accordo di Re, insomma, veramente scrivile così da averle, da avere un'idea e da non andare a caso. Consiglio numero 2, visualizza tutti gli arpeggi in una posizione. Ad esempio prendiamo sempre questa posizione perché siamo qua, e dovrai visualizzare proprio tutti gli arpeggi. Parti molto lentamente ragionando. Arpeggio di Do e arpeggio di Sol settima, Sol va bene uguale, La minore e Do basso Sol e Do Fa Do e Re e Sol. Ecco, questo già ti fa fare un notevole step e ti aiuta proprio a creare delle melodie senza troppo scriverle o troppo pensarci. Per concludere questo bel assolazzo super rock c'è anche una parte armonizzata, è una scala sostanzialmente di Do maggiore e le note sono Do, Do, Re, Mi, Re, Mi, Re, Do, Re, La, Si, Do, Re, Do, Re, Mi, Re, Mi, Fa. Mini bending di un semitono di Do e poi power chord e chiudo. La sua harmony, si dice, quindi la sua parte armonizzata è una terza maggiore sopra, quindi da Do partirò dal Mi e faccio la stessa cosa, quindi Mi, Mi, Fa, Sol, Fa, Sol, Fa, Mi, Do, Do, Re, Mi, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Sol, La. Bending di un tono questa volta dal Sol al La e chiudo sempre con i miei bei power chord. Bene, ti ho spiegato anche tutte le parti soliste, oddio, tutte no, una parte, e ti ho spiegato però come continuare con le tue gambe, spero ti sia piaciuto, spero sia stato interessante, e a questo punto dichiaro concluso questo video tutorial. Se il video ti è piaciuto, mi raccomando, lasciaci un bel pollice all'insù, qualche commentino qua sotto, qualche richiesta che se riusciamo cercheremo di esaudire, ne riceviamo parecchie, e io ti ringrazio per aver visto questo video fino alla fine e noi ci vediamo chiaramente in un altro video tutorial di accordi e spartiti però. Ciao!